Zombie Apocalypse. Come state? Spero bene. Vi avevo detto che avrei girato un nuovo video stamani. Sì, lo so, sono ancora in pigiama, ma appena posso mi vesto, promesso. E niente, volevo chiedervi voi come state. Io bene, sto cercando di girare un nuovo video che riccio vlog, dove vi parlo un po' di tutto, insomma. Oggi la giornata non è il massimo, ieri era penosa, era bella ma penosa perché c'era vento, oggi ancora peggio perché non c'è praticamente sole, c'è un vento, non un vento, sì, vabbè un vento, ciao, c'è un, non dico freddo, ma è leggermente freschino, diciamo che c'è fresco, e quindi bisogna vestirsi a cipolla, scusate. Che sono sul divano ma non so come mettermi, vabbè, niente. Vi ho in mano, sto tenendo il telefono in mano perché ce l'ho in carica e quindi niente. Era solo per parlare un po' con voi, fatta appena colazione. Vi devo anche lavare la faccia perché non l'ho lavata, non ho fatto manco la skincare e vabbè, e niente, quindi nulla. Spero che a voi questo video vi possa piacere. Non so quando ancora caricherò sto video perché vabbè, dettagli, niente. Intanto mi sto guardando, cos'è? Mattina 5, mattino 5, su, appunto su canale 5, ho fatto anche la rima, vabbè. Dunque, allora, sono andata a letto presto ieri sera e mi sono svegliata piuttosto tardi oggi e vabbè, niente. Non mi sono svegliata presto per niente, dovevo svegliarmi intorno alle 6, ma me l'ha fatta il sonno, quindi yeah, vai, ho dormito un bel po' di più. Anche se mio nonno aveva sempre i soliti scrascioni, rimasugli di raffreddore, che ogni tanto mi svegliavano stamattina, ma io continuavo a dormire perché poi non intorno alle 8:30, anche più delle 8:30 mi sono svegliata. Perché alle 8:30 ho preso le gocce, mi ha inserito le gocce negli occhi, mi ha applicato le gocce negli occhi. E intorno alle 8:30 io mi ho adagiato un po' a stare un po' a letto. Dopodiché mi sono alzata, ho preso tempo per alzarmi dal letto. Poi sono andata a accendere il caffè per farmi il caffè. Ho preparato il mio caffè, anzi me l'ho preparato per dire la verità, mi hanno il caffè. E poi però sono andata. Aspettate, si sta registrando? Sì, ok, sta registrando. Sono andata per prepararmi il caffè. Invece mia nonna aveva già preparato il caffè e io me lo dovevo solo accendere la caffettiera perché io uso la moka, ragazze. Uso la moka e quindi ho detto perché non fare il caffè. E quindi mi sono preparata il caffè, mi ho preso anche le mie benedette medicine, vabbè, queste cose così. E poi nulla, ho preso le gocce calmanti, caffè, cose varie, eccetera. E adesso mi ho guardato qualche bel video su YouTube, l'ho stoppato perché non vedevo l'ora di fare il video per voi, ovvero di girare il video. E quindi eccomi qua a fare un bel video. E nel frattempo mi sto anche ascoltando un po' di TV, tanto per incominciare, sempre io così sono. Adesso sono venuta a mia nonna perché mia nonna è andata alla spesa e torna tra poco. Quindi questo è un breve video per salutarvi e darvi la buona giornata a tutte. A tutti e più tardi vi sarà un altro video, sempre il video di non lo so se sarà video polizia che altro trucco non credo perché il trucco purtroppo i miei occhi ogni tanto fanno i monelli, cioè non sono né allergica né niente, però devo stare attenta a ciò che uso perché ogni tanto i miei occhi fanno brutti scherzi, mi si gonfiano, non capisco il perché, boh, vabbè. Sarà che utilizzo
trucchi che non cioè ombretti che non vanno più bene per me. Cioè, che non è che non vanno, perché magari si sono un po' alterati il coso, l'ombretto. Quindi devo stare attenta a che tipo di ombretto. Vabbè, lo so, le palette che non sono più funzionanti, che non sono più performanti come una volta, bene, o tenerli come tipo da collezione, oppure buttarli, cestinarli, fare il decluttering, come lo chiamate voi, decluttering, perché sennò altrimenti ci facciamo solo male agli occhietti, e non è il caso di farci come si può dire, una, non veramente, una, vabbè, un'infezione, da ombretto. No, non è il caso, anche no, grazie. Però avete ragione voi, beh, se hai delle palette che non funzionano più, vai e buttale, non ti fanno problemi, giusto, avete anche ragione. Però io ci tengo a tenerle, non per tanto ma per fare collezione, per tenerle come ricordo affettivo, perché me le hanno regalate, alcune me le ho acquistate io con i miei soldini, ma altre mi sono state regalate, quindi ci tengo a tenerle, già. Alcune funzionano ancora, ma altre devo ancora vedere. Vediamo un po' se alcune sono performanti. Come si dice performanti? Sì, ho il naso un po' tappato, pardon. La mattina è sempre così, c'è il naso tappato, non ci fate caso. E niente, quindi va bene. Come ho dormito piuttosto? Ho dormito benone, dai ragazzi, non mi voglio lamentare. Tanto guardo, non stia registrando, ma vabbè, dettagli. E niente, ragazzi miei, io mi auguro che voi stiate bene. Comunque, sì, io ho dormito bene, ho sognato qualcosa che manco mi ricordo, comunque era un po' confusionaria, sembrava che dovevo essere al mare, vabbè, perché quasi che stiamo arrivando all'estate, però ancora no. Comunque, ero al mare e volevo andare in una delle due barche, una era di mio zio e l'altra era di altre persone, e io stavo andando in barca e non capivo manco perché cavolo di motivo stavo andando, boh, se stavo andando a divertirmi o cosa. Comunque, vabbè, sempre per uno scopo si va quando si va in barca, in mare, vabbè, o per divertirsi, sì, sempre per quel motivo. Comunque è un po' confusionaria era quel video, sì, scusate, quel video, quel sogno mio. Vabbè, no comment, va bene ragazze, buona giornata, like, commento e attivate la campanella. Ciao. Ciao ciao. Allora, vediamo un po'. Zombie apocalypse.